tutti e benvenuti a questa opera prima di Riccardo Cristiano. Ho il piacere e anche l'onore di essere per la prima volta nella sala dei luoghi istituzionali del Comune di Cleto. Ringrazio il professor Longo e l'avvocato Felice per la loro calorosa accoglienza ai miei ex concittadini, nonché amici, e siamo qui oggi per il mio sarà un compito abbastanza complicato perché mi tocca moderare un diario di vita vissuta, non è un libro, non è un romanzo, non è un saggio, è tutto questo insieme, per cui non sarà facile. Ci aiuteranno sicuramente Riccardo e Marco, perché loro sono i protagonisti di questo viaggio, un viaggio intimo e allo stesso tempo pubblico, perché Riccardo nel raccontarsi racconta un pezzo di Calabria e non solo, racconta un pezzo d'Italia e non solo, racconta quelle che sono i limiti delle persone, le capacità, i pregiudizi e anche la forza rivoluzionaria che per alcuni è un'eresia, per altri invece è il motore della vita. Quindi con questa breve introduzione che serve più che altro a creare un po' l'atmosfera di questa sera, mi è gradita ricordare, e credo che ne sarà felice che ha già sbricciato, lui non è un ipermetro, non è un presbite come me, ha già sbricciato sul mio avvocato, lo dico io che ha sbirciato, credeteci. Volevo concludere questa mia prima parte, cedere subito la parola a Marco Marchese, che è l'editore, perché qui a Cleto non solo nasce l'opera prima di Riccardo Cristiano, ma nasce un'altra idea che non è rivoluzionaria, ma che nei nostri luoghi e ai nostri tempi è rivoluzionaria, perché aprire una casa editrice qui a Cleto, paese in via di spopolamento, gente che non legge più, scrivono in tanti, ma oramai vai su Facebook e ti fanno tutto di più al prezzo più basso del basso. E quindi non lo so se la tua perseveranza, se follia, insomma, hai messo a rischio, però lo hai consolidato bene, perché hai messo nella foto l'immagine di Cleto Centro Storico e poi l'hai chiamato officine, termine a me molto caro. Nelle officine si fa tutto, nelle officine ci sono gli artigiani, e nelle officine si aggiusta tutto quello che si rompe. In una società in cui c'è il consumo, nell'officina c'è il riuso, il riciclo, e soprattutto le cose che si rompevano non si buttavano, si aggiustavano. Quindi volevo chiudere questa prima parte in cui presentiamo la opera prima di Riccardo e la follia di Marco, le officine di Cleto, da Cleto, editoriali da Cleto, comunicandovi, io ho ricevuto un messaggio su Facebook da una persona che sta in sala, che è mio marito, dicendo: guarda, non si direbbe, ma Cleto, che è un paese così piccolo oramai, no? Come tanti borghi della nostra Calabria, guarda un po', mi è arrivato un messaggio stamattina. Cleto, Cosenza è un paese di 1300 abitanti. Marco Mendicino da Cleto. Mendicino però è un cognome che viene anche dal mio paese, perché poi io sono di Nocera.
Cleto e Nocera, dovete sapere, prima ancora che ci fosse la strada, siccome sono frontisti di collina con Marina di Savuto, con San Mango, eravamo una cosa sola, cioè si attraversava il fiume e i noceresi erano cletesi, i cletesi erano noceresi, sammanghesi, ne abbiamo parlato altre volte col sindaco. E quindi questo messaggio diceva: Marco Mendicino da Cleto è il nuovo ministro dell'emigrazione canadese. A comunicarlo è stato il primo ministro Justin Trudeau. Robert Chiarelli, genitori originari di Cleto, già sindaco di Ottawa e ministro dell'infrastruttura dell'Ontario, Mike Bossio, figlio di Matteo Bossio e Filomena Briglio Nigro, originario di Savuto di Cleto, deputato e Chair for Rural Canada, sempre con Justin Trudeau e del Partito Liberale. Quindi Marco Mendicino, Robert Chiarelli, Mike Bossio, figlio di emigrati di Cleto, hanno un ruolo importante nel governare il Canada. È la grandezza di questo paese, ma anche amaramente la tragedia dei nostri territori, dove ovunque si riesce a fare qualcosa, si riesce a diventare qualcuno, si riesce a dare un'impronta e a dare l'opportunità di esprimersi. Non stiamo parlando di un paese qualunque, stiamo parlando del Canada, che è uno dei paesi, non dico più ricchi del mondo, ma tra i più ricchi. Ecco, noi riusciamo da Cleto, da questa piccola comunità, ad essere rappresentati all'estero da queste persone, anche da queste persone. Quindi grazie per questa partecipazione stasera, e grazie per avere questa storia comune che ci accomuna e che va oltre oceano. E passo subito la parola a Marco Marchese, che ripeto è un folle visionario, io non lo so, però insomma l'opera prima è uscita, vediamo le seconde e le terze quali saranno, e grazie per avermi voluto a moderare questo incontro stasera, grazie. Grazie a te Fernanda, sei un'amica da tanti anni, di conseguenza non potevi non essere qui per una serie di combinazioni e di storia pure, di cui magari poi dopo Riccardo parlerà, dirà alcuni particolari, perché siccome anch'io ho sbirciato, allora non voglio togliere le cose naturalmente, vuoi dire Riccardo, ci mancherebbe. Io vi parlerò brevemente perché il protagonista oggi naturalmente è il libro, è l'autore Riccardo, e quindi il libro Vi dichiaro uniti. Vi parlerò soltanto brevemente della casa editrice, perché la casa editrice poi alla fine è uno strumento, no? Vi parlerò un po' di questa mia, come si dice, follia. Prima però, di solito i ringraziamenti si fanno alla fine, a me invece piace sovvertire la scaletta, perché io trovo sempre giusto non farla alla fine, ma farla all'inizio, no? Quando proprio l'attenzione è massima, perché così i ringraziamenti devono essere più sentiti. E questo qui mi darà poi l'occasione di dire un paio di cose. Innanzitutto voglio ringraziare la TMT Grafica e Servizi di Giuseppe Talarico, che è qua in sala con i suoi figli, e voglio ringraziare anche tutto il suo staff, perché senza la tipografia non esisterebbe il libro, senza proprio l'artigiano che lo crea non esisterebbe, insomma, proprio il libro cartaceo da toccare, da sfogliare e da leggere. Poi naturalmente ringrazio di cuore tutta l'amministrazione comunale di Cleto, gli assessori che fanno parte della giunta, perché oggi sono stati, diciamo così, gentili, così affettuosi con noi, che questo luogo, come sapete, era chiuso da tanto tempo in ristrutturazione e oggi si è aperto proprio per questo evento, e di questo veramente vi ringraziamo, io e Riccardo vi ringraziamo di cuore. Quindi un grazie veramente sentito a Giuseppe Longo, il sindaco, al vice sindaco Giuseppe Filice. Poi voglio ringraziare i ragazzi del servizio civile che ci hanno dato una mano, voglio ringraziare in particolare anche Roberta Cello del bar La Grotta 2.0, che qui a Cleto conoscete tutti per la sua cortesia.
Non posso esimermi dal ringraziare la Proloco, quindi la Presidente Maria Luisa Longo, la Tesoriera Marica Plastino, che avete visto insomma di là al tavolo dove ci sono i libri. Poi voglio ringraziare Ida Riga per insomma gli addobbi che ci ha fatto, lo vedrete dopo, insomma alcuni addobbi che ci ha preparato. Voglio ringraziare Romina e Siria, Romina e alle attrezzature tecnologiche, sta facendo le riprese, le fotografie, e in più ringrazio di cuore Romina, perché Romina e Siria, perché il loro studio ci ha creato la foto proprio di copertina del nostro libro. Voglio ringraziare tutti naturalmente, perché vedete, se non c'è collaborazione non si riesce a realizzare nulla. È questa la particolarità di questo paese, di Cleto, no? Io lo dico sempre, io non sono originario di qua e neanche Riccardo. Noi 5 anni fa abbiamo scelto di venire a Cleto perché io 20 anni fa ho frequentato questo comune perché consegnavo a casa proprio le assicurazioni, no? Facevo questo mestiere, poi dopo adesso mi occupo di altro, non di editoria, continuo ad occuparmi ancora di assicurazioni, però non più come prima. E vedete, quando io venivo a Cleto, non che i clienti del mio paese d'origine, Fuscaldo, Paola, San Lucido, Guardia, ci ho avuto un rapporto splendido con tutta quanta la mia clientela, ma quando venivo a Cleto c'era qualcosa di diverso. E quindi è nato questo sospetto, dici, ma quando abbiamo deciso, no, dove dobbiamo andare a vivere, quindi dove andare a costruire casa, trovando poi le condizioni giuste, ci è venuto spontaneo, perché c'era in noi questo sospetto che Cleto aveva qualcosa di particolare. E vedi, Fernanda, la follia, no? Cioè, quando tu però ti accorgi di una, questa è una follia calcolata, perché qui succedono delle cose straordinarie. Cioè, questo qui è un paese particolare, ma non è per piaggeria, perché l'abbiamo percepito noi. Magari chi ci vive da sempre non se ne accorge, ma chi viene da fuori invece si accorge di questa particolarità, e la particolarità si chiama collaborazione. Qui le persone ti aiutano, collaborano. Senza questa cosa qui non si può fare assolutamente nulla. È per questo che ho voluto fondare questa casa editrice, che era un mio pallino che mi porto dietro dal lontano 1988. Fondai una casa editrice nel 1988, però purtroppo non ho avuto una buona fortuna, perché insomma era poca l'esperienza e tutto il re. E poi le strade della vita, voglio dire, che si percorrono, mi hanno portato da altre parti. E quindi adesso si sono create le condizioni giuste. Poi qui vi voglio raccontare pure una cosa particolare, no? Di solito c'è, quando gli autori, quelli che scrivono i libri, no? Gli scrittori, allora ad un certo punto scrivono un'opera e quindi hanno bisogno di un editore. E allora che fanno? Si fissano un appuntamento con l'editore, no? Dice, senti, io ci ho preparato un libro, vado là. Beh, noi non abbiamo avuto la necessità, voglio dire, di fissarci un appuntamento, perché insomma, vivendo sotto lo stesso tetto, allora questa cosa non è stata necessaria ed è venuta spontanea. E la casa editrice, che dobbiamo sempre considerarlo uno strumento, perché i protagonisti sono sempre i libri, sono i libri, sono gli autori, sono i libri che poi dopo fanno la cultura. Le case editrici sono importanti perché fanno l'opera di divulgazione dei libri, e questo va benissimo, però devono essere considerate sempre degli strumenti. Perché ho voluto chiamare questa casa editrice Officine Editoriali da Cleto? Lo ha accennato Fernanda, perché mi piaceva il concetto di officina, dove le cose si fanno artigianalmente, dove le cose alcune volte si riparano, dove le cose si creano con creatività, scusate il gioco di parole, dove c'è l'artigianalità e la manualità delle cose. In più ho voluto aggiungere da Cleto, perché ci tenevo con quale moto di gratitudine nei confronti di questa comunità che a me e a Riccardo ci ha accolto così benevolmente, e ci troviamo veramente molto bene a vivere qui, e quindi mi è venuto spontaneo dedicare anche una parte del nome della casa editrice a questo paese. Che vi posso dire di altro? Che nel prossimo futuro, nei prossimi mesi, non c'è soltanto questo libro, e parte con questo libro la casa editrice, però sono lieto di annunciarvi che noi abbiamo
altri 4 progetti editoriali in cantiere e che si produrranno nei prossimi mesi. Quindi cerchiamo di avere una visione un po' più lunga, no? Non ci fermeremo soltanto a questo libro, e sono lieto anche di annunciarvi che 2 di questi progetti editoriali saranno dedicati esclusivamente a questo territorio, saranno esclusivamente dedicati a Cleto, perché questa comunità merita, perché questa comunità merita di crescere, di progredire, di essere anche conosciuta ancora di più di quello che, ancora di più di quello, che è. Bene, cosa altro dirvi? Penso di aver finito il mio intervento, soltanto delle informazioni tecniche. Allora, questo traguardo noi lo vogliamo condividere, oggi è una giornata un po' particolare, perché con Riccardo sono 20 anni, il 24 novembre del 1999. Insomma, abbiamo pure cercato di sfidare il tempo da questo punto di vista. Io ringrazio a proposito tutti voi, perché molti di voi hanno sfidato anche il tempo, proprio il tempo meteorologico, per essere qui oggi, no? Noi abbiamo sfidato anche il tempo, voglio dire, di questi 20 anni insieme. E cos'altro dirvi? Un'ultima cosa, che è una comunicazione di servizio, ma è importante. Allora, i libri. I libri sono e fanno cultura. Non bisogna naturalmente idealizzare i libri, nel senso che solo perché un libro è scritto ed è un libro, non tutti i libri meritano di essere letti, per esempio, no? Io e Riccardo a casa ne abbiamo circa, adesso siamo arrivati a quasi 3.000, non abbiamo più spazio, cominciamo a metterlo sotto i letti perché non abbiamo più spazio dove metterli. Però non è che tu possiedi 3.000 libri e ne hai letto 3.000, anzi non bisogna leggerli tutti, perché ci sono addirittura libri nocivi, ci sono libri inutili, ci sono libri noiosi. Allora bisogna fare una scelta, anche perché la vita è breve. Sarebbe bello se uno potesse avere la possibilità di leggere 2 milioni di libri, però è umanamente impossibile, quindi bisogna fare delle scelte oculate quando si acquista un libro e quando si legge. Io di solito, arrivato verso pagina 25, se non mi prendo, lo chiudo e lo metto da parte. Poi però vi racconto questo breve aneddoto. Mi sono trovato nella libreria, ora da editore non posso dire l'autore perché sarebbe sconveniente, no? Comunque un autore famosissimo in Italia, che ogni anno scrive un libro, va bene? Allora io me ne sono trovato, qualcuno ha regalato, un paio ho commesso io l'imprudenza di acquistarli, nella libreria me ne sono trovati 4-5 di questi libri, 3 in particolar modo, uno dalla copertina giallo canarino, un altro dalla copertina verde pisello, ma proprio i contenuti non c'erano. Allora mi sono posto un problema e ho detto: ma che ne faccio di questi libri? Li butto? Certo che no. Li brucio? Ma certo che no, se guardiamo alla storia sarebbe un sacrilegio. Li regalo? Ma se non piacciono a me, perché dovrei regalare una cosa che non piace a me? Infliggerei? Allora ho trovato, diciamo, il modo come disfarmi i libri senza infliggerli a qualcuno. Li ho restituiti alla casa editrice e all'autore. Li ho impacchettati e con un biglietto garbato glieli ho restituiti. Questo giusto per dirvi che non bisogna idealizzare i libri, ma trarre dal loro contenuto quello che naturalmente ci può servire. Per fare cultura, però, abbiamo bisogno di divulgare i libri, e allora, chiudo il mio intervento, di là c'è Marica. Vi invito naturalmente ad acquistare il libro. Abbiamo creato, diciamo, per questa, siccome il libro si troverà nelle librerie a partire da gennaio, quindi questa qui è una prima, si troverà su internet a partire dalla prossima settimana, d'accordo? Allora, per questa occasione abbiamo, diciamo, predisposto un prezzo lancio per quanto riguarda il libro, 15 euro invece di 18. Per chi magari, visto che siamo vicino a Natale, ne vuole comprare 2 di copie, perché magari dici io lo voglio regalare, abbiamo fatto un'offerta speciale, 2 copie invece di 36,25. Scusate la promozione, ma i libri e le idee camminano se ci sono gambe che li portano in giro, e per portarli in giro ci deve essere sempre qualcuno che i libri li compra. Io vi ringrazio e ripasso la parola a Fernanda. Grazie Marco. Io pensavo al secondo, al terzo, al quarto figlio, perché questo libro possiamo dire che è un figlio non solo di una storia umana, ma di una comunità, e adesso di questa comunità insieme a questa casa editrice. Ne avete già preparato veramente altri. Il mio era un augurio, invece è già una realtà.
ripeto, questo non è un libro, è un diario di una vita in cui, come dice bene Marco Cappato, che ha magistralmente e sinteticamente si è occupato della prefazione di questo libro ed ha raccontato con poche parole l'essenza di una vita che non si dovrebbe spiegare, ma che è stata spiegata. Cioè, spiegare la normalità è la cosa più difficile di questo mondo. Credo che la prefazione di Marco Cappato sottopone alla politica grandi interrogativi e dona alla politica anche grandi responsabilità. Marco Cappato, con il quale insomma abbiamo fatto anche battaglie civili, la storia di amicizia tra me, Marco e Riccardo è un po' lontana nel tempo, quando ci hanno preso, vabbè, poi lo diremo in un altro passaggio, però la politica che parte dai territori, e chi fa politica nei territori per prima sono i consiglieri che si candidano, gli assessori, i sindaci che vengono eletti, e bisogna avere un ruolo non educativo, perché non è la parola giusta, ma bisogna aprire la mente ai cittadini in qualunque modo. E qui io mi rifaccio alla storia di Marco Cappato, alla necessità e alla civiltà, non solo di un'unione civile, ma di un testamento biologico, di un testamento del fine vita, perché nel nome di Dio o di qualunque altra fede non si può e non si deve avere rispetto alla vita una visione che in medicina si dice accanimento terapeutico. Ci sono delle scelte intime che devono essere riconosciute a ciascuno di noi. Ogni tanto su Facebook si vedono dei messaggi e c'è scritto: non vuoi il divorzio? Ma mica devi divorziare a forza. Non vuoi l'aborto, ma tu non sei costretto a farlo, non vuoi il testamento, ma non lo fare. Però bisogna che la politica lavori per dare diritti, perché avere più diritti non toglie niente a nessuno. Togliere qualche diritto o confondere la censura verso un'espressione di libertà, in qualche modo appiccicandoci un aggettivo, eccetera, diventa altro, diventa censura, eccetera. Prima di passare la parola quindi al professor Longo, che so, in quanto sindaco, e oltre al mio collega Giuseppe, nonché vice sindaco, già sindaco di Cleto, questo impegno della politica proprio per aprire le vedute ai nostri cittadini, ringrazio anche Di Natale, che è presente ed è qui seduto, ha accolto l'invito di Riccardo e di Marco ad essere presente e di partecipare casomai anche attivamente nel dibattito, che spero ci sarà e che mi auguro sia di contenuti estremamente coinvolgenti tutti, perché noi parliamo di uomini, parliamo di emozioni, parliamo di vita vissuta. La parola al professore Longo e alla politica come apertura mentale delle nostre comunità. Buonasera, inizio con giustamente rivolgere il saluto alle persone protagonisti di questa sera, a Marco, a Riccardo, e insieme al saluto ci sono anche i ringraziamenti miei sentiti e profondi per aver scelto Cleto come residenza abituale, per aver edificato la loro bella casa nel nostro territorio. Ma li ringrazio ancora di più per il garbo, per la loro finezza,
per la compartecipazione sempre costante a tutti gli eventi che si svolgono nel nostro territorio. Ci avete arricchito con la vostra signorilità, con la vostra attenzione e per aver scelto Cleto come dimora abituale. E ringrazio l'avvocato Gigliotti. Noi ci vediamo, è la seconda volta che abbiamo la fortuna di incontrarci in avvenimenti importanti. E ci siamo visti nel 2017 in occasione dell'inaugurazione del Castello Angioino di Saputo. Era la bella estate del 2017, lei è venuta e ci ha onorato con la fascia tricolore, e era il mese d'agosto ed è stato per noi un evento eccezionale, perché rendeva fruibile una parte del castello medievale di Saputo, che appunto si affaccia sul fiume omonimo, dove si sono svolte tante belle pagine di storia del mondo antico, del Medioevo e anche in epoche meno lontane. E ringrazio tutti voi, l'hanno già detto, per me siete meravigliosi, siete coraggiosi, perché venire a Cleto con queste condizioni climatiche proibitive vuol dire che veramente, insomma, siete tosti. E tra di voi ci sono tante volte amici, conosciuti, altri meno conosciuti. E ripeto, oltre che l'ex sindaco e avvocato Gigliotti, vedo nella sala l'avvocato Graziano Di Natale, presidente del Consiglio Comunale di Paola, nonché consigliere provinciale e con la delega proprio alla cultura, oltre che mi sembra alla sanità, e che mi permetterei di invitare pure al tavolo della presidenza, se posso. Riccardo, ho avuto il tuo libro l'altro ieri, e però l'ho letto. Io sono un divoratore di libri, anche perché da piccolo mica c'erano tanti a casa mia, ero affamato, cercavo libri un po' a destra, un po' a manca, e ho letto il tuo libro e sinceramente sono rimasto un po' meravigliato, perché ero convinto di cosa era un diario che riporta cronologicamente alcuni avvenimenti significativi e tutto questo. Invece sono rimasto molto interessato quando ho visto che da ogni pagina di questo libro promana sensibilità, attenzione, e sullo sfondo di questi tuoi eventi c'è il paesaggio nostro meraviglioso, c'è l'umanità nella sua diversificazione, però l'umanità sempre bella, palpitante, viva, e mi sembra di avere nella testa già tanti flash, tanti bei quadri con tanti bei dipinti. Mi sembra di vedere già il mare di Nocera, che tu adori, perché è il luogo della tua infanzia lontana e dorata. Mi sembra di sentire quelle risate cristalline degli amici di cui ti parli, delle ragazze, dei ragazzi, e questo mare, e poi diciamo il silenzio che ti avvolge quando il sole è già tramontato, scendono le ombre e tu sulla spiaggia guardi avvolto dal silenzio verso le lontane distese stellare. Questo quadro che tu hai dipinto con poche parole mi resterà sempre impresso, così come mi resta impressa la figura del docente. E in fondo è un bravo docente chi sa trasmettere nozioni, perché no, e chi sa appassionare allo studio, ma il docente più grande che sa ascoltare, come la tua professoressa, che ha saputo ascoltare, tu ti sei affidato a lei,
raccontandogli i tuoi problemi, le tue ansie, i tuoi tremori. E questa è la bella figura di Rocenti e tanti altri, che io mi limito, mi fermo qua, perché giustamente non voglio enucleare tutte le pagine belle di questo libro, perché magari poi neanche lo comprano, quindi a un certo punto no, invece compratelo e vi accorgete quanto è bello questo libro. E io ti faccio molti auguri, come diceva il sindaco Gigliotti, ti faccio molti auguri perché questo sia l'inizio di una lunga serie di romanzi. Cleto porta fortuna, questo te lo posso assicurare. Già in anni lontani un ragazzo si era cimentato come te a scrivere e a pubblicare. Allora Cleto era ancora più limitato, era più chiuso, non c'era neanche la strada che adesso porta lì verso il mare, bisognava fare il giro della serra, e nelle case mancava più l'essenziale. E un giovane maestro, pieno di sogni e povero di mezzi, cominciò pure lui a voler scrivere qualcosa, e cominciò a scrivere una rivista, e poi quel ragazzo ha fatto parecchia strada, è diventato editore. Un figlio di Cleto è diventato editore, l'editore Pellegrino, Pellegrina, Pellegrini, che l'altro anno gli abbiamo dato di nuovo la cittadinanza onoraria, e quindi ha fatto una bella strada. La sua casa editrice è conosciuta, apprezzata, non dico che è la più grande, ma è fra le più grandi della Calabria. E anche tu farai, sono convinto, un percorso altrettanto luminoso, con tanti bei libri che io leggerò, fino a che vivrò li leggerò senz'altro. Auguri. Sindaco, ci siamo visti un'altra volta a San Mango d'Aquino, sì, fuori campo, eravamo in un campo terzo, diciamo, per la presentazione di questo progetto che spero quanto prima diventi realtà e che possa dare a questi luoghi la possibilità di non essere isolati. Non lo siamo più da nessuna parte, cioè anche il tempo di oggi dimostra che chi vuole arriva, però l'alibi a volte di non poter venire è vero, perché non è che tutti hanno la voglia di fare tutti questi chilometri. Con mio nipote che è venuto a passare qualche giorno di vacanza qui, gli spiegavo che da casa in campagna ad arrivare qua ci vogliono 10 minuti, nemmeno. Cioè io devo fare ogni volta il giro, lo stesso che lui, per andare a lavorare ad Cleto, eccetera, eccetera. Ma detto questo, ricordando al sindaco di Cleto che oltre ad esserci visti a San Mango, io sento parlare sempre di lei, da mio marito, perché Cleto è stato a lungo un pensiero costante. Il mio, vabbè, è per altre ragioni, vero Giuseppe, anche, ma quelle ce le diciamo noi nelle aule in silenzio, a bassa voce. E però la cosa bella è questa, che poi al di là delle esperienze differenti, oggi nella presentazione di questo viaggio intenso all'interno della vita di molti, perché qui dentro ci sono i racconti di tante persone, e io prima a Marco dicevo: ma questo è quello, vero? Cioè, lui ha usato ovviamente nomi di fantasia, ma io che conosco, che ho condiviso anche senza saperlo, luoghi e amicizie in tempi passati, ho riconosciuto dai racconti, perché li ha fotografati, ha fotografato quelle persone e ne ha tirato fuori l'immagine che ancora oggi, a distanza di tempo, quella signora lì, la signora Sine, io so perfettamente chi è, e anche Armandino so esattamente chi è. Come l'ho letto ho detto: ma quello è, o no? E infatti ha confermato, ha detto di sì. E non è un fatto, come dire, occasionale, ma in tutti gli altri personaggi che vengono citati in questo libro c'è un percorso
di vita vissuta che poi riguarda tutti. Noi siamo 1300 qui, ma non è che altrove siamo chissà quanti. La regione è talmente piccola da essere un grande quartiere di una metropoli e probabilmente riusciamo ad avere questa dimensione umana, ancora a conservare questa dimensione umana, se riuscissimo a eliminare completamente il pregiudizio su ogni cosa. La provincia sarebbe l'unica possibilità futura di forma di vita e quindi il sindaco Longo, il vice sindaco Filice, già sindaco, sulla base di queste iniziative, ti lascio subito la parola, voi che siete ancora al governo di questo paese, avete secondo me la possibilità di individuare la provincia come l'unica possibilità di futuro e di qualità della vita sostenibile, in cui anche una sera di novembre tutte le città a quest'ora, con questo tempo, calabresi e non calabresi, probabilmente non c'è nessun atleto, c'è una bella presenza che è interessata non solo a questo libro, non sono venuti qua soltanto perché amici di Marco, di Riccardo, perché curiosi o perché ovviamente concittadini che amano sentire parlare il loro sindaco e il vice sindaco, ma perché la cultura passa e la possibilità di relazionarsi con gli altri, di conoscere, anche di superare momenti brutti della propria vita, passa attraverso l'incontro e le occasioni di confronto che abbiamo qui. E io ringrazio di nuovo l'amministrazione comunale di Cleto e cedo la parola al collega avvocato Giuseppe Filice, nonché vice sindaco di Cleto. Ti ringrazio Fernanda, intanto buonasera e ben arrivati a tutti quanti voi. Dicevo, ti ringrazio Fernanda per le belle parole che hai usato nei nostri riguardi, anche se devo dire c'è un motivo specifico per cui hai usato queste bellissime parole, perché Fernanda purtroppo va creditrice del comune di Cleto, quindi gli dobbiamo dare diciamo qualche soldo, e quindi ha usato bellissime parole verso il nostro comune. Poi una cosa che mi è piaciuta che hai detto è stato il fatto che alcuni cittadini di Cleto, diciamo oltreoceano nel Canada, hanno dei ruoli diciamo molto, molto importanti. Noi di questo ne avevamo grande consapevolezza, manteniamo i contatti anche con queste persone e quando abbiamo diciamo allestito questa sala abbiamo messo anche, se tu vedi alle tue spalle, la bandiera del Canada, proprio per ricordare questo legame che abbiamo con i nostri conterranei, con i nostri compaesani, che devo dire sono molto legati anche alla comunità di Cleto. Io, con l'assenso sia di Marco che di Riccardo, prima di fare diciamo il mio intervento voglio dire una cosa. Visto che stasera si parla di diritti civili, si parla di discriminazione, io credo che sia importante rivolgere un pensiero a tutte le donne che subiscono violenze, subiscono discriminazione, perché domani è la giornata mondiale contro la violenza sulle donne. E questo diciamo è una ricorrenza molto importante che ci deve fare riflettere, perché come sappiamo nel mondo purtroppo ci sono dei paesi dove le donne ancora sono considerate come un oggetto, dove alle donne viene preclusa l'istruzione. Basti pensare a paesi come l'Arabia, basti pensare a paesi come l'Iran, la Cecenia, paesi dell'Africa. Basti dire soltanto che le donne guardano il mondo attraverso i fori di un burqa, ed è come dire, Fernanda, che li guardano il mondo attraverso le sbarre di una prigione. Noi simbolicamente, oggi mi viene in mente anche un'altra donna calabrese, una grande donna che ha avuto un senso civico importantissimo, che è Lea Garofalo, che purtroppo il 24 di novembre di 10 anni fa, purtroppo, è stata arsa per 3 giorni da alcune persone, tra cui il marito, con una disumanità inenarrabile. Io, Fernanda,
proprio per esprimere un gesto di solidarietà verso tutte le donne, verso tutte le donne che hanno subito e subiscono violenza, voglio dare simbolicamente questa rosa a Fernanda, è come se la dessi a tutte le donne che sono qui nella sala, a tutte le donne di Cleco. Grazie a te. E diciamo che non si poteva dare ad una persona, se no ad una persona così battagliera come Fernanda, perché Fernanda ha sempre lottato per i diritti civili, ha fatto sempre delle battaglie per il territorio, e noi ci auguriamo di poterla rivedere nuovamente ad amministrare il comune di Nocera. Noi te lo auguriamo. Ed è sempre. Due cose, una a Marco. Marco prima parlava di cultura. Devo dire una cosa, fare cultura, intanto è la seconda, come diceva il sindaco prima, è la seconda casa editrice che nasce a Cleto, e vi auguriamo a tutte e due, in particolare a te che sei stato l'ideatore, la stessa fortuna che ha avuto la casa editrice Pellegrini, che ricordiamolo in tanti, e tu hai la stessa fibra. In tanti momenti hanno pubblicato dei libri scomodi che hanno scoperchiato, hanno squarciato delle verità che nessuna casa editrice voleva pubblicare. Fare cultura diciamo che è un elemento sempre di grande distinzione per una persona, però io considero la cultura, Marco, un elemento anche di prevenzione, un elemento anche di contrasto alla criminalità organizzata, perché dove c'è cultura, dove soprattutto c'è conoscenza, e quindi ci sono libri, ci sono case editrici, è sempre diciamo molto più nitida quella linea di demarcazione che c'è tra valore e disvalore, e quindi si infrangono con meno facilità le regole. E questo diciamo che è una cosa molto importante, ed è una cosa che noi dobbiamo sempre sostenere. A Marco invece voglio dire una cosa, un'altra cosa. Io ho letto attentamente, e l'ho letto due volte, il tuo libro. A me viene in mente, ecco, leggendolo, Fernanda prima diceva che si tratta di un diario, ma io più che di un diario, di un romanzo, lo vedo come una testimonianza che secondo me può servire a tante altre persone che lottano per i propri diritti, lottano per il lavoro, lottano per avere una società migliore, per migliorare la società. Quindi è la testimonianza di una battaglia. Ci sono tante cose all'interno di questo libro che diciamo danno spunti importanti e spunti diversi di riflessione. A me viene in mente come personaggio il percorso che hai fatto, vengono in mente i personaggi di Herman Hesse, questa continua ricerca della propria identità. È un termine che era molto caro nei libri di Herman Hesse, il der Suchende, cioè colui che cerca, perché alla fine anche tu, attraverso una serie di passaggi, sei arrivato ad avere, ecco, a riuscire, ecco, ad esprimere quella che era la tua personalità, la tua natura. Questa diciamo che è stata una cosa che diciamo mi ha colpito in modo particolare. Mi viene in mente anche quando si parla nel libro di quelle persone che purtroppo, come dici tu, vivono una vita parallela, a me viene in mente un altro grande scrittore, bravissimo, sensibilissimo, che è Andersen, quando scrisse La Sirenetta. Diciamo l'impossibilità, ecco, apparentemente sembra la storia, ecco, di un amore triste, però la Sirenetta sostanzialmente non fa altro che rappresentare quella impossibilità per Andersen di manifestare, di dire al mondo quella che era la sua omosessualità. Ci sono state diciamo altre cose
pure importanti, pure belle, mi è piaciuta tanto anche l'introduzione che ha fatto Marco Cappato, dove parla una persona è normale se riesce ad esprimere sostanzialmente la sua diciamo naturalezza. Ecco, con questo ti faccio tanti auguri, che questo diciamo è l'inizio del primo libro, tu ne possa pubblicare diciamo tantissimi altri. Grazie ancora per le belle parole che avete avuto per la nostra comunità. Grazie Giuseppe, in realtà hai ragione, il diario che io ho chiamato Viaggio è una testimonianza però a 360 gradi, perché in questo libro Marco comincia dal primo capitolo parlando della madre, parlando dell'emigrazione, al contrario, cioè di una prima emigrazione che vede noi calabresi, gente di Cleto, di Nocera, di Falerna, che emigra, che va in America, che poi ritorna, il disagio di un ritorno. Mi hai fatto ricordare Bette Davis Ice, che io avevo completamente rimosso, infatti se vai sulla mia playlist adesso c'è in prima fila, quindi ringrazio la mamma di Riccardo che è qui, perché è un pilastro, quindi in questa testimonianza c'è il ruolo di una mamma, e chi meglio di una mamma può interrompere il maschilismo incalzante che è la radice delle più atroci discriminazioni e dei più efferati femminicidi. Ha fatto bene Peppe a ricordare la giornata di domani, che si unisce con la giornata di due giorni fa della tutela dell'infanzia. Una civiltà di un popolo si vede nel modo in cui tratta bambini, donne, anziani, diversi. Io nel titolo diverso dico normale, perché la vita è tante cose, e in cui tratta anche gli animali. Anche in questo io, Riccardo e Massimo e Marco abbiamo fatto battaglie negli anni, e molte sono raccontate anche qui, ma per dirti che per fortuna si possono fare tante battaglie anche restando al di fuori delle istituzioni. Certo, un sindaco che vuole può, anche senza soldi, cambiare il destino culturale del proprio paese. Può cambiare il destino culturale del proprio paese, noi ci abbiamo provato, e insomma abbiamo fatto anche delle belle cose a Nocera. Però ognuno di noi nella vita quotidiana può fare tanto. Con Marco e Riccardo abbiamo fatto diritti civili, ma abbiamo fatto ambiente, quante denunce non di carta e marche da bollo, denunce sull'uso del territorio, sull'abuso del territorio. E perché no? Il nostro territorio, che è considerato, è bistrattato come si bistrattano le donne. E io qui voglio questa rosa simbolica che Peppe mi ha dato, ricordando Lea Garofalo, invitandovi a vedere su Rai Replay la trasmissione di 3 sere fa sulle donne di 'Ndrangheta, su quello che hanno subito, su quello che subiscono ancora oggi giovani donne. E ringrazio anche questa rosa simbolica che ci ha dato per ricordarmi che ci sono anche le donne cilene, le boliviane, le curde. Con tutto quello che significa, anche in guerra, in prima fila ci sono donne e bambini. Ecco perché con riconoscenza, che saluto e ringrazio per la presenza anche Alessia Bausone, che è qui, giurista, anche lei è impegnata per i diritti civili, perché ovunque ci può essere una
un bagliore, una luce per difendere le persone più fragili, più deboli, ma non perché sono fragili o sono deboli, perché vivono una condizione di discriminazione. E a tutte le altre e tutti gli altri eventi che sono accaduti nel corso degli anni passati, tra ieri, oggi e domani, uno dei più grandi musicisti, Freddie Mercury, oggi sono 28 anni dalla sua scomparsa, morto anche lui per uno stigma. All'epoca, insieme a tante cose e a tante difficoltà di veicolare il messaggio sulla propria omosessualità, era anche una malattia, l'AIDS, che non era assolutamente una malattia degli omosessuali, ma è una malattia in cui tutti quanti possono, e purtroppo è in fase di aumento perché se ne parla sempre meno, e quando delle cose non se ne parlano, crescono. Ecco, anche lui credo che abbia avuto un ruolo fondamentale anche in questo libro, ne hai parlato, ed è quindi un insieme di testimonianze, dalla musica alla cultura, alla famiglia, al ruolo del padre, del fratello, della madre, al ruolo degli amici, anche al ruolo di quello scout che non ti ha tanto voluto bene. In altri tempi, in tempi di oggi, i genitori sarebbero andati subito dall'avvocato Bausone per fare una denuncia. Tu invece ne hai tratto motivo di rinascita e si è ripreso. E con questo do la parola all'avvocato Di Natale, perché qua siamo pieni di avvocati, non so se ci avete fatto caso, ma i diritti civili passano anche attraverso le battaglie che noi avvocati abbiamo condotto e conduciamo nelle aule di tribunale. Io penso che ognuno di noi ne ha fatte qualcuna, io qualcuna l'ho fatta, e credo che costi molto, perché separare due persone o seguire nel divorzio due persone che si lasciano per un motivo qualunque, e invece separare o seguire due persone che si lasciano perché l'uno ama un'altra, è diverso. Se poi l'uno o l'altra ama uno o un'altra, diventa una tragedia. Perché? Perché purtroppo anche nella nostra attività le discriminazioni passano anche attraverso la mediazione, la capacità di mediazione di noi avvocati, e non tutti hanno questa, purtroppo, questa inclinazione. Spero che Di Natale ci possa raccontare qualcosa di meglio, di più semplice nel foro di Paola, dove io lo ringrazio per tutta l'attività che a volte facciamo insieme aiutandoci. Grazie. Intanto grazie per avermi invitato, e voglio salutare il sindaco per dare un saluto a tutta la comunità di Cleto, il sindaco Longo, a cui mi lega un solido rapporto di amicizia, così come al vice sindaco Filice, al presidente del vostro consiglio comunale Giannuzzi. Un ringraziamento alla moderatrice d'eccezione, che è la collega Gigliotti, e poi un plauso a questi due meravigliosi ragazzi e persone che hanno trasmesso, in quel poco che ho potuto ascoltare, davvero una bella pagina di come si possono difendere e affrontare i diritti civili, e quindi sostenere, chiedo scusa, i diritti civili, ma anche le proprie idee, le proprie aspirazioni, la propria voglia di vivere, il proprio mondo di vivere, poi il proprio modo di vivere. Io poi Marco lo conosco da tantissimo tempo, diciamo che ce l'avamo un po' persi, perché lui ha frequentato, o se non mi sbaglio ha anche vissuto nella mia città, che è quindi la città di Paola, e lo ritrovo con molto piacere. E
Io ho alcune considerazioni, perché poi ho voglia di ascoltare quello che Riccardo ci racconterà in questo bellissimo libro. La prima riflessione: guardate, voi state facendo questa sera qualcosa di importante, perché in un paese come il nostro, che è l'Italia, dove molto spesso, anzi spesso, si alzano muri, da Cleto nasce e cresce un messaggio, e quindi dalla Calabria, dal sud, nasce un messaggio importantissimo di civiltà, di rispetto delle decisioni degli altri. E quindi avete buttato giù un muro. E ha voglia che qualcuno possa definire il sud del nostro paese come un posto di terroni ed inculturati. È il contrario. Qui è la culla della cultura, della civiltà e dell'accoglienza. E questo è il messaggio che io penso da questa sera possa, lanciarsi. Perché Cleto dimostra di essere un paese non solo accogliente, ma un paese che pensa e che ragiona con la propria testa, ma soprattutto che rispetta le decisioni degli altri e aiuta, e quindi spinge chi crede che si possa affrontare la vita nel miglior modo che ritiene lui possa essere affrontata. E quindi c'è tanto coraggio in quello che voi fate. Anche, mi sono piaciute anche le parole di Marco quando dice: noi a un certo punto della nostra vita abbiamo fatto una scelta in comune, quella di vivere a Cleto. Molte volte chi crede di dover affrontare una realtà che non è uguale a quella di tutti gli altri, ma che è comunque diversa, nel senso che ha un modo di vivere diverso, molte volte tenta di fuggire dalla propria realtà. Oggi invece loro hanno avuto coraggio, perché sono da esempio per tante altre persone che sono quindi hanno avuto la possibilità di restare nella loro comunità, e quindi di restare nella loro Calabria. Questo è un messaggio bellissimo. Quanti giovani vediamo che per tanti altri motivi sfuggono dalla nostra regione? Tantissimi, molti, anzi addirittura in una settimana ci sono quasi 30-40 giovani che decidono di andare via. È un risultato davvero drammatico per la nostra regione, e nessuno se ne accorge, o meglio, tanti se ne accorgono e fanno finta di non accorgersene. Questo è un dramma importante della nostra regione. Quindi il coraggio. E io, venendo qui, ho pensato ad alcune frasi che potevano essere calate in questo contesto. Io da poco, dopo aver svolto il ruolo di Presidente del Consiglio Comunale e del Consiglio Provinciale, quindi della provincia di Cosenza, ho la delega alla pubblica istruzione, al dimensionamento scolastico, alla cultura, alla sanità, insomma, mi occupo un po' di cose. Ma la cosa che mi appassiona di più è la pubblica istruzione. Intanto perché ci sono tanti ragazzi, intanto perché la pubblica istruzione, quindi le scuole, sono il punto di partenza per formare i cittadini di domani, la classe dirigente di domani. Intanto perché nella pubblica istruzione, nelle scuole, si crea la cultura, che è quella che serve, che è quella che ci consente di mettere in moto la nostra società. E pensavo che appunto chi scrive un libro già di per sé è coraggioso, già di per sé mette su un foglio di carta i suoi pensieri e ha la capacità di promulgarli a tanti. Quindi già di per sé chi fa questo sforzo fa una cosa eccezionale. E la lettura e i libri sono, un esempio per dire
e per far capire agli altri che leggono c'è un modo di comportarsi, c'è un modo di vivere, c'è una storia da raccontare. Pertini, il Presidente della Repubblica, l'ex Presidente della Repubblica, parlando ai giovani, una volta disse: i giovani non hanno bisogno di prediche, i giovani hanno bisogno di esempi di onestà. Il libro che cos'è? È un esempio di come si può vivere, come in questo caso, di una storia raccontata, di una bella storia raccontata, mi permetto di dire. E una frase che ho trovato era questa: i genitori ti insegnano ad amare, ridere e correre, ma solo entrando in contatto con i libri si scopre di avere le ali. Cioè voi avete scoperto e fate scoprire che si può avere le ali, quindi si può volare alto. Quante volte, sindaco, ci troviamo in discussioni sterili? La politica molte volte, parliamoci chiaro, affronta discussioni sterili, affronta discussioni che non appassionano a nessuno, affronta discussioni che si racchiudono in una cosa che obiettivamente non solo non appassiona, ma proprio non interessa. Anzi, molte volte alcuni fanno perdere il senso elevato della parola politica. Papa Francesco diceva che l'impegno nella politica è la forma più alta di carità, di servizio, di tendere la mano. Oggi, se andate in giro in Calabria e dite che mi occupo di politica, ti prendono a calci, perché pensano che tutti sono uguali. Allora, non cimentarsi in questo ragionamento e quindi cercare di approfondirlo e capire che attraverso lo studio, attraverso gli esempi, si può creare una bella pagina di cultura, una bella pagina di nuova vita che va avanti e che può quindi essere da esempio per tanti, è una cosa che non capita tutti i giorni. E questa cosa voi l'avete fatta questa sera a Cleto, e io ve ne sono grato, perché sono appassionato di questa vostra esperienza. Anzi, se avremo modo di presentare il libro, a me piacerebbe presentarlo anche in provincia di Cosenza, quindi colgo l'occasione per invitare a organizzare una cosa insieme nella provincia di Cosenza, in modo da espandere ancora di più questo pensiero della cultura. E poi l'ultima frase, l'ultima cosa di cui volevo dirvi. I diritti. Che cosa sono i diritti? Intanto, i diritti non è che c'è qualcuno che ha più diritto degli altri. Tutti abbiamo gli stessi diritti, come abbiamo tutti gli stessi doveri. E allora, il diritto cos'è? Non è una cosa che ti viene data, ma al contrario, è una cosa che nessuno può toglierti. Cioè, il diritto oggi in Calabria di esprimere le proprie opinioni o di essere e di rappresentare effettivamente quello che sei, alcune volte viene messo sotto i piedi, e quando uno poco poco alza la testa, qualcun altro cerca di abbassartelo. Allora, oggi voi avete regalato da Cleto alla nostra, non solo alla comunità di Cleto, ma anche a me, che in maniera molto misera, ecco, fatemi passare questo tempo e questo periodo e questo termine, io cerco di rappresentare le istanze di tanti cittadini, avete rappresentato un bello spaccato di come la nostra Calabria può risorgere appunto rispettando i diritti e soprattutto promuovendo le nuove idee come le vostre. Grazie. A questo punto a me tocca l'onore e il piacere di invitare al tavolo Alessia Bausone. In questo viaggio, diario, viaggio, testimonianza, è raccontata non solo la vita di Riccardo, ma la vita anche dell'associazionismo LGBTQI, perché io mi ricordavo LGBT, adesso c'è QI, si va avanti, poi c'è pure l'asterisco, quindi è uguale asterisco, e quindi forse
come la vita si cresce, si va avanti e si cambia continuamente. Alessia è una persona che io stimo molto, conosco da poco, ma con la quale sicuramente avremo modo di lavorare e collaborare ancora. Sì, Fernanda. Grazie, buonasera a tutti. Grazie Fernanda per la passione, per la competenza e per la sincerità anche delle tue parole, non quelle nei miei confronti che sicuramente sono sincere, ma parliamo oggi di Riccardo e Marco, una coppia stupenda. Io ho detto a loro che grazie a loro ho scoperto veramente che cos'è l'amore, no? Io li ho conosciuti a Roma, stavo a Roma quando loro si sono sposati, proprio durante i preparativi scrissi io un articolo di giornale, no? Il mio grosso grasso matrimonio calabrese, che è anche il titolo di un capitolo del libro. Tra l'altro, quando parlai con Marco, Riccardo ancora non lo conoscevo, parlai con Marco e gli dissi: ma scusa, ma come mai ci sono poche unioni civili in Calabria? Cioè la legge Cirinè del 2016, voi vi sposate molto dopo. E lui mi ha risposto: ma noi siamo calabresi, noi abbiamo bisogno di tempo per sposarci, no? Quindi, giustamente, se bisogna fare un matrimonio tradizionale, con tutti i preparativi, no? E poi, a un'iniziativa che avevo fatto insieme all'Associazione Luca Coscioni, sempre a Roma, andai a braccare Marco Cappato e Filomena Gallo, e gli chiesi di fare un video di augurio a Riccardo e Marco. Poi da lì tutta un'escalation di lavoro sul territorio calabrese, un lavoro duro, veramente civico, no? Si usa sta parolaccia di recente, no? Per altri motivi, però un lavoro a tappeto, perché dove c'erano problemi in riferimento alla tutela dei diritti civili in Calabria, loro c'erano, io c'ero, e quindi ci siamo sempre incontrati, no? Da quando è successo il caso nel 2017, ve lo ricorderete il caso di Riccardi, di quella casa vacanze che non accettava gay animali? Noi eravamo lì, noi siamo andati in quella casa vacanze con il proprietario che voleva liberare i cani contro di noi, e noi eravamo là. Loro sono scappati, io sono rimasta là faccia a faccia, questo lo dobbiamo dire, Riccardi. Però quando c'era da lottare, ma anche quando c'era da fare politica vera, fuori dalle istituzioni ma anche dentro, perché non dimentichiamo che qua stiamo parlando di diritti civili, di uguaglianza, ma anche di risultati da ottenere in una terra difficile, perché con Riccardo e Marco e con altre associazioni noi abbiamo scritto la legge regionale contro l'omofobia. Perché noi di questo dobbiamo parlare, di diritti civili, ma anche di omofobia. Perché i casi, come quello di Riccardi, nel piccolo, nel grande, in periferia, eccetera, accadono e molto spesso non si denunciano. Allora abbiamo detto, rimbocchiamoci le maniche e diamo un contributo vero alla Calabria per quanto riguarda i diritti civili. Diamolo, no? L'abbiamo scritta, ci siamo fatti un mazzo tanto, no? Per scrivere questa legge, l'abbiamo fatta anche approvare in Commissione Cultura del Consiglio regionale e poi ci hanno sbattuto la porta in faccia, questo lo dobbiamo dire per coerenza espositiva, però ci siamo andati da fare sul territorio, ci siamo andati da fare attorno alle persone che avevano bisogno di noi, con tante iniziative. Ci hanno anche criticati, ci hanno detto a Catanzaro: perché andate a fare un'iniziativa nel paesino, a Sersale mi ricordo l'abbiamo fatta, in provincia di Catanzaro, perché andate fino là, ma cosa ve lo fa fare? Siamo andati là, c'era una cinquantina di persone, no? Anche un po', no, disabituati a parlare di diritti civili. E io a Marco gli ho detto: guarda, sono 50, se noi oggi ne convinciamo almeno due della bontà del messaggio che stiamo dando, abbiamo fatto una cosa buona oggi, abbiamo ottenuto un risultato. E questo è importante, questo bisogna continuare a farlo. Noi abbiamo tante sfide davanti, tante battaglie da fare davanti a noi. E questo libro, che è un racconto, è un diario, è LGBT, eccetera, eccetera, però è anche uno schiaffo a chi di diritti non ne vuole parlare.
perché è importante in una terra dove si sta spesso troppo in silenzio parlare delle cose, pronunciare le parole giuste nel modo giusto, perché magari nel paesino ti possono dire la parola sbagliata quando si parla di diritti civili, di coppie LGBT. Ci sta, perché se uno è disabituato o non abituato a parlarne può anche utilizzare i termini sbagliati. Noi dobbiamo veicolare il messaggio giusto. Questo libro è il messaggio giusto e aggiungo con le persone giuste. Grazie. Grazie Alessia. Grazie Alessia, buon rientro e buon lavoro. E adesso siamo arrivati al momento clou, al libro, ne abbiamo già parlato tra un intervento e l'altro, adesso però siamo a Riccardo. Passiamo a Riccardo e prima di passare a Riccardo io vorrei cominciare a dire parole, domande. Riccardo, vabbè, io lo conosco da quando era così bambino, poi ho letto qui che già ne faceva di marachelle quando io lo conoscevo bambino. Avevamo, non lo sapevamo, ma avevamo lo stesso luogo in cui si cresceva nelle estate. Noi due, per una coincidenza, abitavamo a mare vicini, frequentavamo lo stesso albergo, lo stesso campo da tennis, gli stessi alberi di tamerici, la stessa spiaggia, le stesse stelle, però ovviamente con persone diverse, per fortuna, anche perché lui è molto più giovane di me. E per dare atto che c'è un hermanes in tutto questo, Siddhartha credo che sia stata la chiave di volta della tua vita. Quindi passo la parola a Riccardo, dal 22 febbraio 78 a Siddhartha, passando dall'Hotel Mondial di Nocera Terinese. Ah, una cosa, una coincidenza, cioè non una coincidenza, un aneddoto. Questi due amici li ho uniti in unione civile e quando, vabbè, poi ne parlerà lui se vorrà, per me era naturale accettare l'invito, anzi, per me era una rivoluzione, ero felicissima di farlo e mi pareva che era il momento giusto, il posto giusto, il comune giusto. Eppure non è stato, non è passata inosservata quella, come voi sapete, quella vicenda. Qualcuno penso che aveva pure organizzato, che voleva venire, ma poi ne a manifestare. Ma. A voi adesso toccherà ascoltare con piacere, quindi non è un toccare, ma è un piacere di ascoltare Riccardo e del suo coraggio e anche di questo viaggio, di questa testimonianza che è una passione infinita di un anno sotto certi aspetti, in cui Marco è riuscito ancora di più di quanto non abbia già fatto in passato a guardarsi dentro e a decidere di mettere nero su bianco. Adesso non scappi più. Grazie Fernanda. E grazie davvero a tutti. Io mi voglio ricollegare a quello che ha detto prima Giuseppe sul fatto della ricerca che ci ha portato qua e poi anche quello che ha detto consigliere Di Natale, perché non è facile magari quando ci si approccia con gli altri. Eppure io qua ho trovato degli amici, devo dire la verità. La comunità cletese per me sin da subito mi ha dato casa, non la casa dove abito, mi ha dato proprio casa. E anche in questi giorni, nei mesi passati, io ho trovato veramente degli amici speciali.
e sono qui in sala in questo momento. Ma non c'è bisogno di fare cose speciali e particolari, perché non ci vuole coraggio. Cioè, il coraggio semplicemente è quello di essere se stessi. La ricerca ti porta a capire di essere te stesso, che non c'è niente di cui ti devi vergognare, niente di cui devi avere paura, devi essere semplicemente te stesso. Io in questo libro cerco di raccontare questo, cioè il fatto di essere se stessi. Io ho avuto la fortuna di arrivare qui a Cleto e quindi sin da subito trovarmi a mio agio con tutti. Persone diverse, ognuno ha un suo carattere, però ognuno mi ha dato qualcosa e ancora continua a darmi qualcosa, a lasciarmi qualcosa. Quello che c'è nel libro, Fernanda parla, io parto dal 22 febbraio del 78, perché devo fare partire per forza tutto da là, parlava della canzone di Bette Davis Eyes, ed è un ricordo particolare perché mi ricorda il disco, il rumore del disco, il gracchiare del disco. Ed è qualcosa di bello, sono ricordi miei, di famiglia, è la scoperta di quello che sono, di quello che sono, della consapevolezza. E ogni giorno avviene la consapevolezza, attraverso di voi, attraverso le persone che ho incontrato qua a Cleto. Lo ha detto anche Fernanda quando parlava delle esperienze che si fanno nella vita, ma esperienze significa semplicemente anche conoscersi come ci stiamo conoscendo noi questa sera qui. Quando leggerete il libro sicuramente scoprirete di me delle cose che non sapeva nemmeno Marco quando le ha lette, perché Marco ha scoperto cose che io non gli ho mai detto, ma niente di scandaloso, ma comunque è un diario. Nel diario c'è un po' della mia vita, un pezzo della mia vita. Non potevo mettere tutto perché diciamo c'era ancora di più che ho tenuto fuori, ma chissà, ci sarà un volume 2, non si può sapere, però di certo è importante raccontarlo. Il libro io non l'ho scritto per me, io il libro l'ho scritto, l'ho pure messo nero su bianco. A me piacerebbe che questo libro fosse presente magari anche nelle biblioteche scolastiche, non so, io lo regalo alle biblioteche scolastiche questo libro, perché mi metto nei panni alle volte di un adolescente che cerca su internet, cerca magari cose sbagliate, quando in realtà la vita è molto, molto più normale, anche se la parola non mi piace. Il consigliere parlava di normalità, tutti parlano di normalità, invece c'è un termine che usa Marco, che mi piace molto, che è varietà umana. La varietà umana significa essere tutti diversi, ma in maniera varia. Cioè, nel senso che siamo tutti, ognuno di noi ha qualcosa di bello da poter raccontare, da poter dare alla società, alla comunità. La nostra è semplicemente una storia, alle volte anche monotona, perché io e Marco da 20 anni stiamo insieme, litighiamo ovviamente come tutti, 5 minuti, 10 minuti, pure stamattina forse, mi ricordo, perché fa il direttore dei lavori, io lo soprannomino il direttore dei lavori perché io sono disordinatissimo, lui invece è metodico fino all'estremo, sono disordinato. E nel libro ci ha raccontato questo, ci ha raccontato della vita che ho fatto anche prima di conoscere Marco, di quello che erano le esperienze alla ricerca dell'amore, anche gli scontri, perché io sono stato sempre un tipo testardo, non mi facevo mettere i piedi in testa da nessuno, non riuscivo ad accettare il fatto di poter essere discriminato, e quando sentivo delle parole offensive, io mi chiudevo sì dentro di me, però cercavo il modo di reagire, perché non riesco a voltarmi dall'altra parte e soprattutto non riesco ad abbassare la testa, perché ho detto anch'io mi merito di essere felice o comunque essere sereno. E quindi ti prendi poi alla fine la tua rivincita, secondo me, essendo te stesso. Quando poi capisci, io l'ho capito nel 1999, capisci che alla fine ognuno di noi ha qualcosa da non rinunciare, che non deve rinunciare a qualcosa, perché ognuno di noi veramente speciale può dare qualcosa a se stesso e all'altro. E in questo libro questo è raccontato, sono raccontate tante storie, testimonianze di persone. Io ho conosciuto delle persone meravigliose, che alcune sono presenti, altre non ci sono più, e mi hanno lasciato dei ricordi, e io ho voluto condividere con voi e con tutti gli altri questi ricordi, perché magari un domani potrebbe capitare che, non so, un amico, un'amica, un genitore, leggendo magari questo libro, potrà rivedere il figlio, potrà rivedere, non so, un amico, e regalare questo libro a voi come oggetto, diciamo, è una parte di me che non ho mai detto a nessuno, e che però ho deciso di mettere nero su bianco proprio perché non mi vergogno né del passato, né del presente, né di quello che sarà il futuro. Quindi
innanzitutto vi ringrazio per essere qua oggi, perché io in sala vedo amici, io non vedo miei concittadini, io vedo degli amici in sala, e ognuno di voi dal primo all'ultimo ogni giorno l'ho visto e mi ha lasciato qualcosetta, e questo qualcosa per me è importante e io vi ringrazio di questo, poi il resto lo vedremo. C'è qualche... Sì. Allora, anche io ho il compito di omaggiare l'autore con dei fiori, delle orchidee. È giusto, vice sindaco? Sì, ok. A nome della città di Cleto? Sono i secondi che dicevo oggi, però abbia ragioni. È, diciamo, Riccardo, un omaggio che noi come amministrazione ti vogliamo fare a nome di tutta la comunità, ed è, diciamo, un segno di solidarietà, non, diciamo, quella solidarietà che si fa a parole, ma quella solidarietà concreta, quel quid, diciamo, che lega le persone e che rende omaggio al principio di uguaglianza. Ecco, questo simbolicamente vuole essere questo significato. Prima di chiudere, magari passo anche la parola a Marco per spiegarci un po' se c'è qualcos'altro da spiegare, ma volevo chiedere se qualcuno vuole intervenire, se vuole fare qualche domanda, perché poi una domanda avrei necessità di fargliela io a Riccardo. C'è qualche domanda? Qualche intervento? Dopo. In privato, sì, perché proprio a questo volevo arrivare. Leggendo questo viaggio, testimonianza, diario, libro, tutto quello che vogliamo vederci ognuno di noi, secondo le nostre come dire, capacità di leggerci dentro anche una parte di noi. Molti dopo un'iniziativa come questa, che ce ne sono state tante nella tua vita, ma non tanto personale quanto questa, poi arrivano le lettere a casa, i messaggi che vengono inviati nella posta. Un tempo non c'era Facebook, però insomma arrivavano. E il disagio di tutti, soprattutto degli adolescenti, ed è questa la domanda che ti voglio fare, perché ci sono dei passaggi bellissimi in questo diario in cui l'adolescente Riccardo si descrive come una persona che dice: ma io sono così, mi piace, ma dov'è il problema? Il problema non era lui, il problema era quello che gli altri gli facevano pensare che fosse, gli adulti, cioè quelli più sgamati, che ad alcune situazioni preferivano sottrarsi. Ecco, il messaggio, perché noi sappiamo quanti adolescenti purtroppo la fanno finita perché non riescono ad imporre la loro vita e subiscono il pregiudizio fino alla fine, e tanti altri che purtroppo sviluppano anche delle patologie gravi, nel senso che una persona che è costretta a non essere se stessa per troppo tempo si ammala, e non sarebbe come dire, non sarebbe tollerabile, non dovrebbe essere tollerabile in una società del genere. Ecco, io chiedo a Riccardo proprio questo: se si sente una persona fortunata perché lui ha avuto la forza da sempre, da subito. Qui traspare questo, è chiaro che c'è tutto quello che non è scritto e che possiamo immaginare, ma è proprio di questo che vorrei che tu parlassi, della possibilità che i giovani, i ragazzi, gli adolescenti, attraverso le mamme, che sono le prime a tramandare il maschilismo e sono le uniche che possono liberarci
dal maschilismo e dal pregiudizio, possono consentire appunto che tanti adolescenti possono avere una via di trovarsi, la via per trovarsi più semplice, più spianata di quel signore che aveva due figlie e un armadio pieno di piume di struzzo, persone estremamente importanti per il ruolo che hanno, per la famiglia, ma che nonostante tutta la cultura, l'intelligenza, hanno avuto difficoltà ad affermare se stessi, loro stessi. Riccardo ci è riuscito. Cosa possiamo fare, secondo te, rispetto agli adolescenti, come comunità, come genitori, per favorire questo percorso, oltre ad avere questo diario testimonianza viaggio accanto, perché tutto diventi più semplice? Ma guarda, secondo me è una cosa molto semplice. Io forse io sono arrivato a una conclusione, che ognuno di noi ha questo problema, il sentirsi soli. Anche potrebbe capitare che un amico, semplicemente così, ti racconti un fatto di sé. Io penso che già dire a un amico, una persona, un'amica, un genitore, in ogni caso io ci sono, non sei solo, apre la strada a raccontarsi e a raccontarti anche delle cose intime di te. Io penso che possiamo non far sentire sole le persone. Chiunque, una mamma può non far sentire solo un figlio, un amico non può far sentire solo un altro amico, anche uno sconosciuto alle volte ti dà molto di più di quello che ti può dare una persona che ti conosce. Tratto dal film Tutto su mia madre, c'è una bella frase che dice proprio questo: confido nella bontà degli sconosciuti. E io ripeto sempre la stessa cosa: io qua ho trovato degli amici che prima erano sconosciuti e poi sono diventati amici, perché io mi sono fidato, però dall'altra parte c'è stata la fiducia. Quindi se dall'altra parte vedete una persona che alle volte non si confida, è perché ha paura. Basta dirgli che non è solo. Questo secondo me è la cosa importante. Dire a una persona che non sei solo, ci sono. Comunque cosa può accadere, io ci sono. Questo lo può dire un genitore a un figlio, ma lo può dire anche un figlio a un genitore. Lo può dire un amico a un altro amico. Io questo libro l'ho scritto proprio per non fare sentire sole le persone. Io mi sono sentito solo, sono arrivato pure io sul punto di non l'ho fatto, e vabbè, non vi dico perché non l'ho fatto, c'è scritto lì. Ho avuto la fortuna di avere mia madre che è stata da subito presente e mi sono meravigliato di questo, perché io forse all'inizio non volevo darle fiducia, come è normale che sia forse. Però quello che ho imparato è che bisogna dare fiducia agli altri, devi dare fiducia a te stesso prima di tutto, ma devi dare fiducia agli altri, quindi rischiare, cioè di dire voglio essere felice, ok, ci provo, non può succedere niente di male, quello è la verità. Cosa può succedere di più brutto? Niente, se rimani sempre tu, anzi sei più forte. Quando tu fai il coming out, quando tu ti dichiari con gli altri in maniera normale e naturale, non stai facendo niente di speciale e niente di particolare, basta essere se stessi, quindi basta non far sentire soli gli altri, ma basta sia per, come dire, per il fatto dell'essere gay, ma per il fatto dell'essere una persona. Viviamo in una società dove ci sentiamo soli, però non riusciamo a farci compagnia gli uni con gli altri. Invece la cosa importante è andare anche in un bar a parlare, a fare due chiacchiere con una persona, mollando magari anche il cellulare, perché il cellulare magari ti separa dal mondo. In realtà la vicinanza, la presenza delle persone, quello manca a tutti. E a me è mancato in un periodo in cui il cellulare non c'era. Adesso invece abbiamo la possibilità forse di capire quello che è importante, ovvero volete fare un cambiamento davvero? Cercate di dire io ci sono all'altro, questo può cambiare tutto. Grazie Fernanda. No, io volevo soltanto aggiungere in 30 secondi un concetto che mi è chiaro, no? Che mi è caro. E, se noi riuscissimo questi tempi moderni, sempre più veloci, no, a fare una cosa piccola, questo scatenerebbe una rivoluzione culturale, no?
Noi sentiamo spesso, ma assolutamente con le migliori intenzioni, quando si parla di diverso, va bene? Che si può riferire per esempio alla comunità LGBT, alle persone gay, trans, ma si può riferire anche alle persone migranti, si può riferire anche alle persone disabili, no? Che sono diversi. Allora cerchiamo di fare uno sforzo e sostituire il vocabolo diverso con diversità, con un concetto nuovo, con una parolina che esprime un concetto molto più inclusivo, che è quello di varietà. Sapete perché? Nel momento in cui io taccio una persona come, ma ripeto, anche con le migliori intenzioni, come una persona diversa, significa che questo qui si contrappone ad uno standard. Quindi c'è un qualche cosa che è regolare, qualche cosa di standardizzato, che va bene, che va bene in automatico, va bene? E poi ci sono queste cose diverse. Pure quando si è animata delle migliori intenzioni, dice, ah sì, vabbè, però la diversità è una ricchezza. Sì, siamo d'accordo che è una ricchezza, ma la diversità si contrappone ad uno standard. Se noi riusciamo a fare lo sforzo culturale di sostituire la diversità con la varietà, che è molto più inclusivo, allora noi siamo capaci di fare un salto di qualità. Il salto di qualità è di uscire dalla cultura della tolleranza verso un altro tipo di cultura, lo dirò alla fine, perché la cultura della tolleranza, sebbene abbia delle accezioni positive, no? però è un pregiudizio strisciante. Io ti tollero fino a quando non mi dai fastidio, poi a un certo punto un calcio te lo do, va bene? Allora, sostituire la diversità con riconoscendo la varietà umana, questo ci permette di abbandonare la cultura della tolleranza e di entrare nella cultura del rispetto. Allora, adesso, prima di concludere, cosa si fa con gli amici? Ci si diverte, quindi di conseguenza nell'altra sala è allestita una torta, quindi con lo spumante, dobbiamo divertirci. Quindi non scappate, perché dopo quello che è stata la presentazione, vogliamo insomma stare in compagnia vostra e continuare a divertirci, perché ci dobbiamo divertire insieme. Grazie.